Da quanto tempo che non incontriamo un bellissimo Venusaur, Boss Ultimate? Campioni, è la prima volta che andiamo a testare un boss Ultimate. Da quando in squadra abbiamo un Pokémon dal valore di Eternatus al 141? Questo vuol dire che potenzialmente il Venusaur davanti ai nostri occhi può essere al livello 181, ragazzi. Quindi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Livello, ragazzi, leggetelo insieme a me, 181! Cioè. Immaginatevi il fatto che ragazzi il mio Eternatus ha 590 punti vita Cioè pensate un Pokémon al 181 Prima o poi ci arriveremo anche noi ragazzi Quanto poco gli abbiamo tolto Cioè con una massa super efficace li togliamo così poco? Ok, va bene, ragazzi, non facciamoci domande. Comunque, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio. Salutiamo Miran, Leo e Cristina che hanno commentato lo scorso video. Con l'hashtag sono un campione, ragazzi. Se siete anche voi dei campioni, commentate quanto vi piace Venosaur da 1 a 10 nella sua versione mega. Allora, a me Venosaur, ragazzi, mi fa solamente pensare a quando io da piccolo, per esempio, giocavo a Pokémon Blue e io sceglievo sempre Blastoise perché pensavo ai tempi che in realtà io potessi, potessi scegliere solo il Pokémon che c'era nella copertina della cassettina io giocavo ancora il Game Boy quando ero piccolo queste cose qui, quindi conseguenza sceglievo solamente Blastoise e Venusaur ogni volta mi disintegrava <ride> io ho questo ricordo qua di Venusaur, quindi non è questo grandissimo ricordo, ma comunque facciamo una cosa ragazzi, per la prima parte di questo video potenzieremo i nostri Pokémon, per la seconda parte invece andremo nel land a continuare l'esplorazione dato che vi piacciono molto gli episodi di esplorazione ultimamente, prima di tutto comunque voglio salutare Davide che è un campione che ci ha mandato questo bellissimo disegno disegno di Lunala, quindi grazie mille Davide M per questo incredibile disegno di Lunala, si vede anche la tovaglia dietro con cui hai fatto questo incredibile disegno. <ride> Però Davide, grazie mille di cuore per, oh, per questa opera d'arte perché tutte quante quelle che state facendo qua, ragazzi, sono delle opere d'arte. Io come sempre vi ringrazio perché la community che guarda la Pixelmon in generale, la mia community, io ragazzi, ci tengo veramente molto a dirvelo che mi state veramente riempiendo il cuore ogni volta che mi mandate questi disegni, la Pixel è una delle vostre serie preferite. Grazie mille di cuore, ragazzi. Davvero, vi ringrazio, ma una cosa fondamentale in questo momento è proseguire con il nostro episodio, perché ho con me, ragazzi, un bel po' di mosse, un bel po' di robe interessanti sul, da dare, per esempio, al nostro eh, Eternatus. Abbiamo un Flare Blitz, abbiamo Earthquake, abbiamo lanciafiamme, che diciamo che sono tutte quante mosse che, allora, non so se Eternatus possa imparare Earthquake, che infatti era un po' titubante. Lanciafiamme Eternatus già dovrebbe averlo, quindi su questa cosa qua siamo belli che tranquilli. Flare Blitz noi la facciamo imparare, l'unica cosa è di Eternatus che avevamo lasciato in sospeso nello scorso episodio ragazzi, era qua dal move Movrinner che eravamo decisi se fargli eh, imparare una mossa come adesso vi prendo da Compassavolo, Eterna Beam o utilizzare lo slot di Eterna Beam per un'altra mossa. Onestamente parlando ragazzi, io o metterei un recover, che è fondamentale ad avere su un Eternatus perché comunque 590 HP di vita ragazzi, possono svoltarti una battaglia. Oppure una mossa come Poison Tail Non lo so, ragazzi, comunque abbiamo già due mosse Nel caso in tipo veleno Quindi non avrebbe molto senso Un'altra mossa che sarebbe veramente tanta roba è Hyper Beam Perché questa cosa, ragazzi? Perché comunque Eterna Beam è anche una mossa di tipo Drago E può essere fondamentale contro i Pokémon di tipo Drago Però Hyper Beam è una mossa normale che non abbiamo su Eternatus E toglie solamente 10 in meno rispetto a Eterna Beam È una cosa a cui devo pensare, ragazzi Quindi in questo episodio metto Hyper Beam Tanto, se io vorreste rimettermi Eterna Beam, ragazzi Possiamo rimetterlo perché è dentro il Fatta questa cosa qua per Eternatus Almeno siamo belli che tranquilli Abbiamo da potenziare sicuramente Charizard Dato che gli Earthquake che avevo da parte uno Era sicuramente per lui E io glielo farei imparare al posto di Lanciafiamme ragazzi Perché comunque Dragon Clone è una mossa che ci può servire Come Air Slash che è una mossa tipo volante Quindi Lanciafiamme prende il volo perché noi abbiamo Flare Blitz e Charizard è fondamentale Che abbia un Earthquake Poi abbiamo eh, Mewtwo Che dovrebbe imparare secondo me anche lui un bel Lanciafiamme Se già non ce l'ha Infatti è fondamentale che Mewtwo abbia un Lanciafiamme Io al posto di Psichico, tanto abbiamo già Psystrike. Eh, io farei imparare Lanciafiamme, ragazzi. Che secondo me è una mossa veramente molto molto importante da avere direttamente sul nostro eh, bellissimo e incredibile Mewtwo. Terremoto anche sarebbe una mossa tanta roba al posto di Ancient Power secondo me ragazzi perché potrebbe realmente far sì che il nostro Mewtwo sia bello che potente, bello che aggressivo già è shiny già è corazzato ragazzi immaginatevi quanto è potente questo Mewtwo con queste mosse e se non mi sbaglio lì già aveva comunque anche delle ottime statistiche guardate quanto ha di velocità ragazzi ha veramente tanto sti cavoli della difesa fatemi passare il termine che è il valore più basso ma abbiamo comunque anche un attacco speciale altissimo abbiamo anche un ottimo attacco ma la velocità ragazzi è veramente incredibile quindi tanta roba per il nostro Mewtwo Shiny. Poi abbiamo Groudon anche da potenziare ragazzi: Earthquake su Groudon. Già ce l'ha, non me lo ricordavo. Flare Blitz, non può impararlo. Lanciafiamme, già l'abbiamo dato. Ok, io direi che già in realtà così Groudon allora a questo punto è bello che è potente. L'unica cosa è che. Allora vediamo, perché Charizard è al 139. Quindi bello che è alto. Groudon lo alzerei un pochino insieme al Mewtwo. Abbiamo con noi 8 caramelle rarie. Quasi quasi ne do 4 a Groudon. Così arriva direttamente al 110. E darei altre 4 direttamente. No! Non ho trovato in più, ho sbagliato Vabbè, diamo diamogliene 4 a Mewtwo Abbiamo Groudon al 111 e Mewtwo al 110 Vabbè, fa niente ragazzi Sono comunque più o meno entrambi bilanciati Ci vanno più che bene Avendo due Pokémon tipo Fuoco che sono Blaziken e Charizard io farei un piccolo cambio E metterei un altro Pokémon a posto di Blaziken uh, Shadow O Oscuro, non mi ricordo qual era questo Blaziken E sono indeciso se mettere uno tra Iveltal o Dark Ray Perché comunque questo Dark Ray qua ragazzi È molto molto speciale Io quasi quasi oggi mi porto Dark Ray E vado un attimino a migliorarlo direttamente a al Movriliner, signor Movriliner, devo potenziare il mio Dark ray Bello questo inizio, episodio dove stiamo un po' farmando i nostri Pokémon. Ipnosione, male. Però mi sa che l'avevo già, oh no, in realtà l'avevo già potenziato. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi di conseguenza, io già con questa squadra qua, bella che ho P Vado direttamente Nell'end Abbiamo un Pokémon volante, vero? se sì, abbiamo Mewtwo con noi. Quindi andiamo belli che lisci, belli che tranquilli. Non mi porto con me dietro un PC. Sbaglio su questa cosa qua, ragazzi. Dovrei rubarla Kendall perché il mio è completamente disperso in qualche parte dell'end Buongiorno sarebbe comunque un sogno ragazzi poter catturare prima o poi quel Mewtwo oro che c'era alla fine della Lega, ma già il fatto che abbiamo sbloccato i Pokémon fino al livello 200 è veramente qualcosa di incredibile, è assurdo che ancora non abbiamo comunque trovato nessun Pokémon, sfidato nessun Pokémon al 200, chissà quanto saranno potenti e quanti HP di vita avranno? Comunque, facciamo una cosa. Per esplorare di più e per esplorare meglio all'interno di questo bellissimo end. Io direi che ci dirigiamo direttamente qua, nel, nel dungeon dell'end che abbiamo trovato l'altra volta. Questo qua già l'abbiamo lootato. E io tirerei dritto con la speranza di trovare qualcosa di interessante davanti a noi. Allora, no, già vedo però. Fermi un attimo. Ancora una striscia di purpur block. Vuol dire che qua c'è un dungeon dell'end. C'è cioè una barchetta o qualcosa? No, ma non ha generato. no! <ride> non ci credo! E comunque la generazione del land è molto buggata in questo mondo Ci sono blocchi oppure anche alcune barchette O diciamo costruzioni eh, Non so come definirli Strutture del land che sono completamente tipo, divise a metà Buggate Quindi conseguenza ragazzi è strana come roba, lo ammetto. Però c'è tanta roba strana all'interno di questa serie, lo sappiamo tutti quanti. Quindi andiamo avanti, contiamo un pochino con la nostra situazione. Perché solitamente quando troviamo questi, queste barchette, queste strutture nell'end, è perché poi a fianco c'è sempre qualche dungeon. là in fondo c'è una struttura. Uh, là in fondo abbiamo una struttura del land, campioni. Quindi vediamo se abbiamo qualcosa sotto. Uh, vedo una torre. Vedo un Pokémarket, fermi un attimo, fermi un attimo. Un Pokémarket, una torre, ottimo. C'è anche. Anche una rovina là in fondo, ve l'ho detto ragazzi. Se troviamo sempre le barchette o le strutture del land, c'è sempre qualcosa di interessante attorno. Ora qua abbiamo un bellissimo Poké center. Come ultima cosa è vedere la rovina là in fondo del land. Però calma, perché qua bisogna volare come tu ed essere bravi. Farsi portare... No, dannazione! Non ho niente che fare parkour, devo rompere tutto. Ah, Ok, no, neanche così. Ma devo fare prima una scaletta. Quindi rompiamo un po' di blocchi qua, se no non possiamo fare nessuna scaletta. Quindi uno e due. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Posso rubarmi un PC che mi serve? Grazie. Allora, qua cosa abbiamo? Uh, quattro caramelle rare. Delle Great Ball. Che non è che siano questa granché. Mettiamo via un attimino questi oggetti e delle Heal Ball per curare i nostri Pokémon e nient'altro di che. Poi, nell'altra cesta, ma è una master ball. Comunque, ragazzi. Ultimamente pochissime master ball stiamo trovando. Misty terrain. Harricane, ottiamo mosso. Ce la portiamo via. Le nest ball le possiamo lasciare giù. Allora, andiamo qua invece nel market. Che già dovremmo anche avere un altro blocco che fa la scalettina. Quindi buongiorno. Ok, allora, qua che abbiamo? Uh, shopkeeper e. Trader dell'End? Uh, benvenuto nel negozio di scambio della dimensione End. Grazie mille. Al prezzo di 200.000 poche, doll 200 poche dollari, potrei scambiare un Pokémon MOLTO forte! Ci scambiano un Pokémon a, a livello alto, quindi più del 100. Accetto lo scambio, premere sul sì o sul no Allora, fermi un attimo Abbiamo 585.000 poche dollari Quindi una spesa da 200.000 ragazzi la possiamo fare La facciamo, per non sapere già di scrivere In realtà dobbiamo sbloccare un trader Ah, l'abbiamo sbloccato, ottimo E' ottimo, quindi potremmo già andare a tradare eh? Signore trader, ma buongiorno Uh, fermi un Cosmoem! Per Alakazam! Io l'ho preso l'altra volta Alakazam, ragazzi! Però cavolo, è uno di quei Pokémon che ho tipo a livello più alto. Eh, l'avevo preso al 124. Vabbè, a sto punto mi ha già scalato i soldi. Eh, mi ha già scalato i soldi, ragazzi. Eh Che facciamo? Accettiamolo, però oh, io Alakazam io lo do al livello 124. Se non lo do solo al 100 mi arrabbio, eh. Tradiamolo. Trade Cosmoem. Allora, se ne è già andato il trader, già scappato, è già fuggito via. Ma che livello me la... Al 151! Ho ho ho! Cavolo, ragazzi. Questo vuol dire che potremmo ottenere un sol galeo al 151? Ah. Ok, um, va bene Io non lo so, ragazzi, non so cosa dire Qua abbiamo trovato comunque una torre Anche come quelle che troviamo vicine all'ultradimensione, Quindi tanta roba Io sono un attimo eh, senza parole Per quello che è appena successo, ragazzi Abbiamo speso veramente tanto Abbiamo dato comunque una nakazam Che era al 124, ma ragazzi un cosme al 151 Che mi diventa praticamente un sol galio E tantissima roba Anche perché in realtà l'unala non ha senso Perché già comunque ce l'abbiamo Dentro al nostro Necrozma, ma già ce l'abbiamo Ok, niente niente Interessante in questa torre. Quindi, in realtà, ci manca solo da esplorare la rovina che abbiamo trovato. Raga, meno male che ci siamo messi qua a esplorare questa zona qui. Perché abbiamo trovato roba molto interessante. Dove mi sto incastrando? Aiuto. Aiuto Mewtwo. Per favore, vogliamo. Via. Che voglio andare a vedere cosa c'è nella rovina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, che bella quella rovina. Buongiorno. Mm, allora, vediamo se troviamo qualcosa di interessevole. Allora, buongiorno, vediamo se qua c'è solo una cassa, vero? Oh oh. oh! Una Master Ball, una, una Master Ball. L'ho chiamata prima. Allora il pulsante, però non mettiamolo via. Mettiamo via un Expo, che già ce ne abbiamo due. Ma ragazzi, ma che episodio è stato? Abbiamo trovato un sacco di roba. Cioè tantissima roba. Io. Comunque, chiedo a voi cosa vorreste al posto di Cosmem, se Solgaleo non Ma ve lo dico, ragazzi: secondo me non ha senso che non otteniamo un Solgaleo da questo Pokémon. Ma c'ha pure le statistiche perfette, ragazzi: non c'è niente che è di troppo, niente che di meno. Tantissima roba. Questo Solgaleo qua che usciva da questo Cosmem è veramente potentissimo, secondo me. Quindi, sappiamo già cosa faremo nel prossimo episodio. Nei campioni ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Vito a scegliere uno. Video qua davanti, o la playlist della Pixamon. Se vi siete persi qualche video di questa serie qua incredibile dei Pokémon.